Ragazzi e benvenuti in questo video, benvenuti alla simulazione dei sorteggi di Champions League. Questo pomeriggio dalle 18 in diretta anche su canale 5 da Monte Carlo il sorteggio della Juventus, della Napoli, dell'Inter e ovviamente anche il sorteggio della debuttante Atalanta che verrà inserita per la prima volta nella storia nei gironi di Champions League. Un'emozione unica per la squadra di Gasperini che adesso comunque è diciamo attesa da un bivio importantissimo, affrontare le big d'Europa in un girone di ferro oppure un girone avere diciamo un girone più morbido con la possibilità anche di passare il turno e andare agli ottavi di finale. Questo il video che accompagna in questo pre-sorteggio la Dea, però prima di iniziare con la vera simulazione vi ricordo le fasce delle squadre italiane, le fasce comunque in generale di questi sorteggi e anche le piccole regole che sono alla base dello sviluppo del sorteggio. Non ci potranno essere derby tra le squadre della stessa nazione, quindi Juventus, un esempio molto semplice e banale, la Juventus non potrà affrontare nella giornata il Napoli, l'Inter e l'Atalanta, mentre ovviamente per quanto riguarda anche le altre regole non ci potranno essere diciamo scontri, non ci potranno essere le sfide tra le squadre russe e le squadre ucraine, quindi ad esempio lo Zenit San Pietroburgo non potrà affrontare lo Shakhtar Donetsk per ragioni politiche. Ricordando le fasce, poi iniziamo finalmente con la simulazione vera e propria. La prima fascia include i campioni uscenti del Liverpool della scorsa Champions League, i campioni uscenti della scorsa UEFA Europa League, il Chelsea di Frank Lampard, i campioni di Spagna della Barcellona, i campioni d'Inghilterra della Manchester City, i campioni d'Italia della Juventus, i campioni di Germania della Bayern Monaco, i campioni di Francia della Paris Saint-Germain e poi i campioni di Russia dello Zenit San Pietroburgo. Seconda fascia invece, dopo diciamo, tante apparizioni in prima fascia per il Real Madrid, pericolo numero uno della seconda fascia, l'Atletico Madrid, quindi i Conchoneros in seconda fascia, Borussia Dortmund, il Napoli di Carlo Ancelotti, Shakhtar Donetsk, Tottenham, la scorsa finalista allo stadio Wanda Metropolitano, l'Ajax e il Benfica. Terza fascia invece per il Lione, il Bayer Leverkusen, il Red Bull Salisburgo, l'Olympiacos, il Brugge, l'Inter, il Valencia e la Dinamo Zagabria. Mentre per quanto riguarda la quarta fascia, oltre ovviamente all'Atalanta, la Lokomotiv Mosca, il Genk, il Galatasaray, il Lipsia, lo Slavia Praga e la Stella Rossa di Belgrado, l'Atalanta e il Lille. Queste sono le fasce di appartenenza per quanto riguarda questo sorteggio, quindi iniziamo subito con il diciamo con questa simulazione. Prima di iniziare però con la simulazione vi ricordo anche il mio pronostico pre-sorteggio e pre-anche simulazione. Juventus inserita nella giornata insieme all'Ajax, quindi comunque subito una match review della scorsa edizione della Champions League, Juventus, Ajax, Red Bull, Salisburgo e Slavia Praga. Questo il girone della Juventus per la prossima edizione della Champions League. Il Napoli, inserito in seconda fascia, invece affronterà, secondo il mio punto di vista, il Liverpool, l'Olympiacos e la Lokomotiv Mosca. Quindi un altro confronto tra Reds e Azzurri, dopo lo scontro già diciamo visto lo scorso anno nella girone C di Champions League. Ovviamente quel gruppo di ferro che includeva anche la Paris Saint-Germain e la Stella Rossa di Belgrado. Per l'Inter, inserita in terza fascia, invece il Paris Saint-Germain, il Benfica e il Lipsia. Questo è il mio pronostico per quanto riguarda la squadra di Antonio Conte, mentre per Atalanta un girone di ferro secondo il mio punto di vista. Ripeto, Bayern Monaco, Real Madrid, Lione e Atalanta. Questi i quattro gironi per quanto riguarda il mio pronostico. Ragazzi, siamo arrivati al momento più atteso. Iniziamo con la simulazione vera e propria dei gironi di Champions League. Quindi vi ricordo, ecco qua l'urna dei gruppi e anche l'urna, se la riesco a trovare, eccola qua, l'urna della prima fascia che include i top club europei, club che hanno vinto i 6 maggiori campionati lo scorso anno, più i campioni uscenti della scorsa edizione della Champions League e della scorsa edizione della UEFA Europa League, Liverpool e Chelsea ovviamente, che sono affrontati poche settimane fa al 14 di agosto per la finale di Supercoppa Europea che ha dato ai Reds l'ennesimo trionfo a livello europeo. Allora iniziamo subito con il mescolare l'urna. Vi ricordo che questa è una simulazione ovviamente
casalinga, quindi non sarà una simulazione digitale come vedremo questo pomeriggio a Monte Carlo, quindi ovviamente ci sarà da stare attenti per non, diciamo, per non cadere su errori banali come i derby tra i gironi, quindi comunque ci saranno delle cose che non vedremo assolutamente questo pomeriggio a Monte Carlo, però l'importante è divertirci, l'importante è vedere quali saranno, diciamo, gli accoppiamenti casalinghi fatti da The Man of the Sport per quanto riguarda la prossima edizione della Champions League. Allora, partiamo con la prima squadra di questa Champions League per quanto riguarda ovviamente la prima fascia, quindi i top club europei. Vediamo subito quale sarà il girone di appartenenza della Juventus, perché Juventus inserita in prima fascia essendo campione in Italia uscente. Allora, partiamo subito con il Barcellona. I Blaugrana sono sicuramente una delle favorite per la prossima edizione, con ovviamente l'acquisto di Griezmann dall'Atletico Madrid e poi il possibile anche ritorno di Neymar negli ultimi giorni di mercato. Staremo a vedere. Allora, vediamo intanto quale sarà il girone dei Blaugrana. Girone F per il Barcellona di Griezmann, il Barcellona di Messi, il Barcellona di Suarez. Barcellona nella girone F. Allora, girone F per i Blaugrana. Andiamo con la seconda squadra estratta. Adesso vediamo subito quale sarà la seconda squadra estratta in questo sorteggio. Il Chelsea che ha vinto la scorsa edizione dell'Europa League. Adesso vediamo quale sarà il girone e del Chelsea che ritorna quindi in Champions League. L'ultima edizione venne eliminata agli ottavi di finale dal Barcellona. Gruppo G per il Chelsea, quindi ecco qua, Chelsea nel gruppo G per il Chelsea. Ok, quindi penultimo gruppo per la squadra di Frank Lampard. Andiamo avanti con il sorteggio. Ok, stiamo estrando la terza squadra, la prima fascia, e che sarà il Liverpool. Liverpool campione uscente. Vediamo quale sarà il girone dei Reds, il girone della squadra di Jurgen Klopp. Sarà il girone B per quanto riguarda il Liverpool. Liverpool inserito nella girone B. Campione uscente del Liverpool nella girone B. Andiamo avanti con la quarta squadra estratta di questa prima urna. La Juventus inserita, vediamo quale sarà il girone dei bianconeri. Allora, vediamo quale sarà il girone dei bianconeri. Juventus inserita nel girone A per i bianconeri, quindi Juventus davanti a tutte nella girone. Staremo subito a vedere quale, adesso ce ne mancano 4, manca il Bayern Monaco, manca il Manchester City, campione d'Inghilterra. Manca anche, adesso vediamo quale sarà la prossima squadra, manca, ecco qua ragazzi, la Manchester City, vediamo quale sarà il girone dei Citizens, girone E per il Manchester City. Ok, girone E per il Manchester City. Adesso mancano solamente 3 squadre alla fine di questa prima fascia. Paris Saint-Germain campione di Francia, lo Zenit e il Bayern Monaco. Queste sono le ultime 3 squadre che mancano per la conclusione di questa prima fascia. Gruppo D per il Paris Saint-Germain, quindi Paris Saint-Germain inserito nel gruppo D. Adesso mancano solamente 2 squadre, lo Zenit o il Bayern di Monaco. Bayern Monaco che comunque ha fatto un buon mercato con Coutinho, Perisic. Il Bayern Monaco, eccolo qua, subito il Bayern, quindi l'ultima squadra sarà lo Zenit San Pietroburgo. Vediamo quale sarà il girone del Bayern, può essere o il girone H oppure il girone C. Gruppo C per il Bayern Monaco, e quindi abbiamo anche il sorteggio dello Zenit che sarà nel gruppo, ovviamente sarà nel gruppo H, però comunque lo sorteggiamo. Zenit San Pietroburgo per conferma, l'ultima squadra estratta. Sarà lo Zenit San Pietroburgo. Faccio un attimo di chiaro nella mio, diciamo, piano del sorteggio per non incorrere in errori. Zenit San Pietroburgo nel girone, adesso lo estriamo, eccolo qua, come la conferma, girone H per lo Zenit San Pietroburgo.
Ok, la prima fascia è stata estratta, andiamo con la seconda fascia che include il Napoli. Napoli che ricordo non potrà essere inserito nel girone A della Juventus. Quindi in base alla squadra che andiamo ad estrarre ovviamente ci saranno i gironi all'interno. Ovviamente prima li chiuderò e poi ovviamente verranno mischiate per comunque la correttezza del sorteggio. Non avendo ovviamente un sorteggio digitale, quindi ovviamente si fa alla maniera casalinga per divertirsi, ricordo. Allora ragazzi, andiamo avanti con la simulazione della seconda fascia che include il Napoli, include però anche ovviamente delle squadre importanti come il Real Madrid, l'Atletico Madrid, la Borussia, il Tottenham, l'Ajax, anche comunque avversari di tutto rispetto. Prima squadra estratta, l'ho presa, ce l'ho in mano, la stiamo aprendo. Ragazzi, la finalista dello scorso anno, il Tottenham è la prima squadra, Tottenham che non può affrontare il Liverpool, non può affrontare il Manchester City e non potrà affrontare il Chelsea. Quindi togliamo dal il Tottenham, non potrà affrontare il gruppo B, il gruppo E e gruppo G. Ok, a posto, quindi tutte le altre le potrà affrontare, quindi iniziamo a chiudere i bigliettini e poi a vedere quale sarà il gruppo di appartenenza del Tottenham. Tottenham, che ricordiamo, non potrà affrontare il Liverpool, non potrà affrontare il Manchester City, non potrà affrontare il Chelsea. Tutte le altre squadre le potrà affrontare, quindi comunque dalla Juventus, dal Barcellona, lo scorso anno proprio Barcellona e Tottenham si affrontarono ai gironi, con un pareggio in casa del Barcellona al Camp Nou l'ultima giornata, gol di Lucas Moura che diciamo, eliminò definitivamente l'Inter dagli ottavi di finale. Ora andiamo ragazzi a estrarre quale sarà il... ovviamente mischiamo per la correttezza del sorteggio e adesso abbiamo preso il gruppo. Sarà il gruppo F per quanto riguarda il Tottenham e quindi scontro con il Barcellona come la scorsa edizione della Champions League. Quindi gruppo F per il Tottenham. Andiamo subito anche a estrarre la seconda squadra per quanto riguarda questa seconda fascia. Allora andiamo a vedere quale sarà la seconda. Sarà il Benfica che potrà affrontare tutte le squadre, quindi le andiamo ad inserire anche le altre tre regioni che abbiamo eliminato per quanto riguarda il Tottenham. Il Benfica non ha restrizioni, quindi potrà affrontare tutte le squadre, è una possibile, diciamo, ecco, se capitasse in questo momento un gruppo H per quanto riguarda il Benfica, quello sarebbe comunque un gruppo molto molto, diciamo, buono per una possibile Atalanta, ma anche per una possibile Inter. Adesso la Juventus è una delle squadre che potrebbe comunque andare bene alla Juventus, questa è la Benfica, andiamo a vedere quale sarà l'avversaria del Benfica. Gruppo G per il Benfica con il Chelsea, quindi Benfica e Chelsea, che cioè abbiamo già due gruppi, Barcellona, Tottenham e Chelsea-Benfica. Andiamo con la terza squadra estratta. Terza squadra, vediamo quale sarà in questa seconda fascia. Sarà l'Atletico di Madrid, i Conchoneros, che non potranno essere inseriti, no, non hanno restrizioni in questo momento perché il Barcellona è uscito, quindi non hanno alcuna restrizione, quindi potranno affrontare tutte le squadre presenti in questo momento. Vediamo quale sarà la squadra che affronterà la squadra di Simeone. Ho sbagliato, ho preso una squadra, scusate l'errore, mischiamo, andiamo qua. Avevo preso un'altra squadra. Allora andiamo a vedere il girone. Gruppo A, quindi Juventus Atletico di Madrid. Match review. Il match andato in scena lo scorso anno, il ottavi di finale, lo avremo subito ai gironi. Gruppo A per l'Atletico di Madrid. Quindi Juventus Atletico Madrid. In questo momento girone di ferro per la Juventus, che affronta sicuramente una squadra che può metterla in difficoltà. Shakhtar Donetsk, restrizione, non può affrontare lo Zenit a San Pietroburgo, quindi dovremo assolutamente eliminare il gruppo H dal sorteggio. Questo è il gruppo B. Allora il gruppo H non potremo metterlo all'interno del sorteggio, facciamo più veloce possibile. Ovviamente il gruppo H non esce mai,
come giusto che sia. Gruppo H, gruppo H in questo momento non sarà inserita nel sorteggio, quindi lo Shakhtar Donetsk potrà affrontare il Liverpool, il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain e anche il Manchester City. Ovviamente liquidiamo tutto per la correttezza del sorteggio. Quattro possibili avversari per per lo Shakhtar Donetsk. Andiamo a scoprire quale sarà l'avversaria dello Shakhtar Donetsk. Abbiamo il girone di appartenenza, sarà il gruppo C per lo Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk inserito nel girone con il Bayern Monaco, quindi abbiamo Bayern Monaco e Shakhtar Donetsk. Mancano esattamente 4 squadre alla fine del girone. Intanto andiamo a inserire il girone H, che comunque adesso ritorna tra le possibili, diciamo, estratte, tra i possibili gironi estratti. Allora, andiamo subito con l'Ajax, ragazzi. L'Ajax ieri sera ha vinto 2-0 contro l'Apoel Nicosia. L'Ajax che non ha alcuna restrizione, quindi potrà affrontare qualsiasi avversaria per l'Ajax. Ragazzi, gruppo D per l'Ajax, quindi Paris Saint-Germain, Ajax. Bel girone, Paris Saint-Germain, Ajax. E quindi, ragazzi, mancano solamente 3 squadre per la conclusione di questa seconda fascia della girone. Real Madrid, sicuramente la squadra che nessuno vorrebbe affrontare, perché comunque è una nobile, una squadra che vuole rilanciarsi dopo l'eliminazione agli scorsi ottavi di finale per mano degli olandesi dell'Ajax. Ajax che non ha, e Real Madrid che non ha nessuna restrizione. Gruppo E per il Real Madrid, girone di ferro. Girone con il Manchester City, quindi Manchester City, Real Madrid. Che scontro tra il Manchester City e il Real Madrid. Mancano solamente 2 squadre alla conclusione della seconda fascia. Partiamo con il Borussia Dortmund. Borussia Dortmund che affronterà o il Liverpool, quindi comunque un ritorno al passato per Jürgen Klopp, oppure lo Zenit San Pietroburgo. Andiamo a vedere quale sarà la squadra che affronterà il Borussia Dortmund. Sarà il Liverpool, girone B per il Borussia Dortmund. E quindi l'ultima squadra è ad essere estratta nella seconda fascia, sarà il Napoli. Napoli che è andata sicuramente di lusso, perché affronterà lo Zenit. È andata benissimo per il Napoli, questo significa anche che l'Atalanta avrà un girone di ferro. Gruppo H per il Napoli, quindi abbiamo anche la seconda fascia. E riepiloghiamo un attimo le squadre estratte: Juventus nel girone A con l'Atletico Madrid, Liverpool girone B con la Borussia Dortmund, gruppo C Bayern Monaco Shakhtar Donetsk, gruppo D Paris Saint-Germain Ajax, gruppo E Manchester City Real Madrid, gruppo F Barcellona Tottenham, gruppo G invece Chelsea e Benfica, il gruppo H Zenit e Napoli. Andiamo con la terza fascia, che include squadre insidiose come il Lione, il Bayer Leverkusen, il Valencia, una trasferta complicata in Grecia contro l'Olympiakos, ma squadre anche abbordabili come la Dinamo Zagabria e appunto il Brugge. Ci sarà l'Inter di Antonio Conte, che potrà anche affrontare il suo Chelsea in una trasferta che avrebbe del memorabile, ma attenzione perché l'Inter potrebbe essere anche inserita nel gruppo con Barcellona e Tottenham, quindi una girone review della scorsa edizione della Champions League. Iniziamo subito con il sorteggio della terza e penultima fascia. Allora, ragazzi, vediamo quale sarà la prima squadra. Proprio l'Inter. L'Inter, ragazzi, l'Inter di Antonio Conte, che non potrà essere inserita nel gruppo H e nel gruppo A con Inter e Napoli, quindi tutte le altre gironi potrà essere inserita l'Inter, quindi 6 possibilità per la squadra nero-azzurra, ovviamente da evitare secondo il mio punto di vista il gruppo B con Liverpool e Borussia Dortmund, evitare assolutamente il gruppo E e il gruppo F. Gruppo G e gruppo D secondo me sarebbero i più abbordabili, ma anche il gruppo con Bayern Monaco e Shakhtar Donetsk. Ci sono buone possibilità, ci sono cattive possibilità, ovviamente è un sorteggio di Champions League, quindi comunque le avversarie, le big, sei in terza fascia, quindi una big comunque te la prendi assolutamente. Attenzione, l'Inter, la prima estratta della terza fascia, non può finire nella girone A, non può finire nel gruppo con lo Zenit San Pietroburgo e il Napoli. Gruppo E per l'Inter,
È un peccato perché è un sorriso veramente di ferro con Manchester City e Real Madrid. Attenzione, attenzione, un gruppo veramente molto molto complicato. Due sfide con big assolute come il City di Guardiola e il Real Madrid di Zidane. Andiamo avanti. Purtroppo l'Inter è capitato nel gruppo veramente peggiore che è stato inserito in questo sorteggio. Manchester City e appunto Real Madrid. Dinamo Zagabria non ha alcuna restrizione, quindi potrà essere inserita in qualsiasi girone la Dinamo Zagabria. Quindi andiamo a inserire tutte le squadre, tutti i gironi nell'urna. Andiamo a mescolare come giusto che sia e andiamo ad estrarre la prossima squadra, il prossimo girone, il girone della Dinamo Zagabria, gruppo A per la Dinamo Zagabria con Juventus e Atletico Madrid. E invece bene, male per l'Inter, bene per la Juventus questo girone, perché la Dinamo Zagabria sicuramente è un'avversaria meno complicata dalla, diciamo, sulla carta è una squadra comunque abbastanza alla portata dei bianconeri. Andiamo avanti con il sorteggio. Valencia. Allora, la Valencia non può uscire, non può essere stata nella zona F. In caso di essere stata nella zona F, andiamo avanti con il girone e poi rimettiamo all'interno la zona F, ovviamente. Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti con l'avversario del Valencia. Non può essere stata nella zona F, ricordiamo. Andiamo avanti, gruppo H, e quindi il Valencia va con il Napoli e lo Zenit San Pietroburgo. Ovviamente le italiane che sono già uscite, un girone sicuramente non complicato, quello del Napoli, alla portata la squadra di Marcelino e anche lo Zenit San Pietroburgo. Andiamo avanti, mancano solamente 4 squadre alla conclusione di questa terza fascia, anzi 5 squadre alla conclusione di questa fascia. E la quarta estrata è il Club Brugge, che non ha alcuna restrizione, quindi potrà essere inserita in qualsiasi girone. Andiamo avanti, il Club Brugge nel girone G, quindi con il Chelsea e il Benfica, gruppo molto molto omogeneo. Questo potrebbe essere un gruppo sicuramente alla portata dell'Atalanta, una sola big, il Chelsea, Benfica e Brugge, squadra secondo me alla portata della Dea in questo momento. Andiamo avanti con il sorteggio, mancano 4 squadre alla conclusione di questa terza e penultima fascia. L'Inter nel gruppo di ferro con City e Real Madrid, il Napoli con Zenit San Pietroburgo e Valencia, la Juventus con i Conchoneros e la Dinamo Zagabria. Andiamo avanti. Lione che ha una sola restrizione, non potrà essere inserito nel gruppo D con il Paris Saint Germain. Stessa regola di prima, se uscirà il gruppo D andiamo avanti con il sorteggio e poi reinseriamo sicuramente il gruppo D nel sorteggio. Andiamo avanti con l'estrazione. Gruppo B per il Lione con Liverpool e Borussia Dortmund, quindi gruppo di ferro il gruppo B. Andiamo avanti, mancano 3 squadre, manca l'Olympiakos, manca il Bayer Leverkusen e manca anche il Red Bull Salisburgo, squadra che se non erro è la prima partecipazione in Champions League dopo comunque buone annate in Europa League. Red Bull Salisburgo, eccola qua, non ha nessuna restrizione Red Bull Salisburgo, può uscire in tutti e 3 i gruppi con Bayern Monaco, Paris Saint Germain o Barcellona. Gruppo F per il Red Bull Salisburgo con Barcellona e Tottenham, sicuramente un gruppo non fortunato Red Bull Salisburgo, il Salisburgo, chiamateli come volete, quindi mancano solamente 2 squadre, l'Olympiakos e il... Allora ragazzi, se uscirà il Bayer Leverkusen sappiamo già quale, comunque non ci dovrebbero essere problemi perché ovviamente in questo momento l'Olympiakos può entrare solamente nel gruppo D, quindi gruppo D per l'Olympiakos, mentre l'ultima squadra estratta che è il Bayer, no ragazzi no, aspettate, l'Olympiakos invece uscirà nel gruppo C con Bayer Monaco e Shakhtar Donetsk, mentre l'ultima estratta è la Bayer Leverkusen e verrà inserita nel gruppo D. In questo caso il sorteggio è automatico perché il Bayer Leverkusen non poteva assolutamente affrontare il Bayer Monaco essendo della stessa nazione, ecco qua. Quindi comunque il sorteggio della terza fascia è stato completato, non servirà ovviamente gruppo C è uscito e anche il gruppo D, però no, il sorteggio è automatico perché
e là non ci sono, non sono ammessi i derby. Quindi ragazzi, è andata a conclusione, si è concluso il sorteggio anche della terza fascia. Iniziamo con la quarta e ultima fascia, finalmente ragazzi, il momento più atteso. Quale sarà il girone della Dea, il girone dell'Atalanta? Potrebbe essere un girone di ferro, ovviamente quello con quello con il Barcellona e il Tottenham, secondo me sarebbe la peggiore possibile, però andiamo a scoprire quale sarà. Andiamo ad iniziare il sorteggio dell'ultima fascia, la quarta fascia, che include squadre comunque insidiose come Lipsia, squadre insidiose come anche il Galatasaray, ricordo sicuramente la Juventus, qualcosa, qualche eliminazione, e iniziamo subito con l'Atalanta. L'Atalanta che non potrà essere inserita nella girone A, non potrà essere inserita nel girone B, nel girone E, scusate, nel girone E con l'Inter, e non potrà essere inserita nel girone H con il Napoli. Quindi le possibilità sono 5, sono il girone con Liverpool, Borussia Dortmund e Lione, Bayern Monaco, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, la possibilità con Paris Saint-Germain, Ajax e Bayer Leverkusen, la possibilità con Barcellona, Tottenham, Red Bull, Salisburgo, e anche la possibilità con Chelsea e Benfica e Brugge. Attenzione, è il momento più atteso, il momento del sorteggio dell'Atalanta. Atalanta nel girone Gruppo C per l'Atalanta, Gruppo C per l'Atalanta, ragazzi. Gruppo C con Bayern Monaco, Shakhtar Donetsk, Olympiacos e Atalanta. Tutto sommato non è andato male, tutto sommato non è andato male, perché poteva capitare molto molto peggio, poteva capitare molto molto peggio. Andiamo avanti con il sorteggio. Il Genk che non potrà, non potrà essere inserito nel gruppo G, con il gruppo G della Brugge, essendo belga. Andiamo a inserire il gruppo dell'italiana, che comunque il Genk potrà affrontare. Ok, è il momento del Genk. Le italiane sono state sorteggiate, il momento del Genk. Ovviamente se uscirà come prima il gruppo G, noi andiamo avanti con il sorteggio. Gruppo A per il Genk, e quindi il gruppo della Juventus è completato. Juventus, Atletico Madrid, Dinamo Zagabria e appunto Genk. Un gruppo veramente abbordabile per la Juventus. Andiamo avanti con il sorteggio. Sorteggio che include ovviamente anche squadre insidiose per Inter e Napoli. La Stella Rossa e Lipsia da evitare. Potrebbe esserci anche il ritorno, la sfida con João Mario per l'Inter, con la Lokomotiv Mosca. Andiamo avanti, Stella Rossa, nessuna restrizione per la squadra serba, e quindi comunque possibile avversario di nuovo del Napoli. Speriamo di no, perché comunque è una trasferta veramente insidiosa quella della Stella Rossa a Belgrado. Gruppo H, quindi di nuovo la Stella Rossa con il Napoli, gruppo effettuato anche per il Napoli, Zenit San Pietroburgo, Napoli, Valencia e appunto Zenit e appunto Stella Rossa di Belgrado. Abbiamo il gruppo del Napoli, il gruppo della Juventus, manca solamente il gruppo dell'Inter. Il Lipsia, allora, Lipsia che non potrà essere inserita nel gruppo con il Borussia Dortmund, il gruppo con il Bayer Leverkusen, non potrà essere inserita neanche nel gruppo non potrà essere inserita nel gruppo col Borussia Dortmund, non potrà essere inserita nel gruppo del Bayer Leverkusen, quindi ha tre possibilità: o finire nel gruppo E, o nel gruppo F, o nel gruppo G. Andiamo a vedere, ovviamente, se usciranno gruppo B o gruppo D. Andiamo avanti con il sorteggio. Gruppo F per il Lipsia, quindi Lipsia inserita, ci sarà il derby tra il Red Bull Lipsia contro Red Bull Salisburgo, Barcellona, Tottenham, Red Bull Salisburgo e Red Bull Lipsia, clamoroso. Quindi andiamo avanti con, mancano solamente 4 squadre, ne mancano 4 per la compilazione totale del girone di Champions League 2019-2020, con la finale, ricordiamo, il 30 di maggio 2020 al stadio Ataturk di Istanbul.
Ragazzi, Slavia Praga, non c'è alcuna restrizione, Slavia Praga potrà affrontare, questa potrebbe essere una squadra abbordabile per l'Inter, per poi giocarsela ovviamente con il City e con il Real Madrid. Appunto ragazzi, gruppo E per lo Slavia Praga, quindi Manchester City, Real Madrid, Inter e Slavia Praga. Andiamo avanti, mancano solamente tre squadre alla fine di questo, di questa diciamo estrazione. Il Galatasaray che non ha alcuna restrizione. Non ha alcuna restrizione la Galatasaray. Andiamo avanti con il Galatasaray che ricorda sicuramente, riporta brutti ricordi alla Juventus. Gruppo D per il Galatasaray con Paris Saint-Germain, Ajax, Bayer Leverkusen e appunto Galatasaray. Mancano Lokomotiv Mosca e il Lille. Manca il Lokomotiv Mosca e il Lille. Però ovviamente non potrà esserci nessuna, c'è la restrizione, quindi il Lille, eccolo qua, è estratta la penultima squadra. Il Lille non può assolutamente finire nella girone con il Lione, essendo francese, quindi Lille nel gruppo G con Chelsea, Benfica, Brugge e Lille. E invece l'ultima squadra estratta in questa simulazione dei sorteggi di Champions League è appunto la Lokomotiv Mosca, che finisce nel gruppo di ferro con Liverpool, Borussia Dortmund, Lione e appunto Lokomotiv Mosca. Andiamo ad estrarre le ultime due gironi, poi andiamo... Ovviamente gli ultimi due giorni era il gruppo B e il gruppo, questo è il gruppo B ovviamente, e il gruppo G nel quale è andato invece a essere inserito il Lille. Eccolo qua, gruppo G per il Lille, ovviamente il sorteggio è stato effettuato. Un piccolo riepilogo, gruppo A, Juventus, Atletico Madrid, Dinamo Zagabria e Genk. Voto sicuramente altissimo per comunque la, diciamo, per la, comunque la semplicità di questo girone. Gruppo B, ferro, veramente. Un gruppo di ferro con Liverpool, Borussia Dortmund, Lione e appunto la Lokomotiv Mosca. Gruppo C, Bayern Monaco, Shakhtar Donetsk, Olympiacos e Atalanta. Gruppo D, Paris Saint-Germain, Ajax, Bayer Leverkusen e Galatasaray. Gruppo E, Manchester City, Real Madrid, Inter, Slavia Praga. Gruppo invece F, Barcellona, Tottenham, Red Bull Salisburgo, Red Bull Lipsia, quindi derby tra le due squadre proprietarie della Red Bull. Poi Chelsea, Benfica, Brugge e Lille nel gruppo G. Gruppo H per il Napoli con Zenit San Pietroburgo, il Napoli appunto, il Valencia e infine la Stella Rossa di Belgrado, quindi un altro confronto tra il Napoli e la Stella Rossa. Io ovviamente vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.